è Futsal Day dal Pala Megabox, è il giorno di Ital Service Pesaro, Vitulano, Drugstore, Manfredonia. Benvenuti da parte di Giacomo Florio. Si può partire, Andrea Ferreira. La partita Ital Service Pesaro, Vitulano, Drugstore, Manfredonia. Punta Andrea Ferreira. Barichello, Caio Ainza. Il Pesaro che ha già battuto con i Sipontini che si riposizionano. Wittig salta bene l'uomo, calcia Wittig, Christopher Wittig, 1-0, grande gol del tedesco. Ha saltato secco Ronaldo Cabarcas col sinistro, ha battuto sul primo palo Caio Ainza. Sulle danze di Atomic riparte la partita. Una Bargnesi che ha provato a dare qualche indicazione tecnica ai suoi. Saponara, intanto suola, passa di forza, Saponara calcia! Di poco a lato. Solita andatura di Matteo Barichello, che può puntare anche da ultimo uomo, ha queste caratteristiche nelle proprie corde, come in questa situazione. Barichello fino in fondo, col sinistro, Caio Ainza. Ronaldo Cabarcas prova a sfondare, poi dentro è scivolata Pezzin, allora Oitomeia può provare a ripartire, prova a far scatenare la sua fisicità. Taurisano. Ancora per Oitomeia. Prova a passare. Oitomeia calcia. Caio Ainza. Grande parata. Ferreira. Belloni. 1-2 che si chiude. Ferreira calcia. Alto. Galliani recupera Oitomeia. Sbaglia Tony Dandel. Possibilità di contropiede per Tony Dandel. No, perché sbaglia anche lui. Allora Musumeci. Contropiede. Musumeci. Salta un uomo. Musumeci. Enrico Ricordi. Oitomeia che ha provato da il cerchio di centrocampo e finisce qui, suona la sirena, primo tempo. E allora si riparte per il secondo tempo. Forza Pesaro, urla il Pala Megabox per seguire il secondo tempo. Saponara, Wittig, può calciare Wittig, pallone fuori, Tony Dandel sfiora l'incrocio dei pali. Pronto Oitomeia invece nell'altra area tecnica vicino a Bargnesi. Caio Ainza rischia qualcosina. Gaetano Musumeci, il pallone per Lucio. Ricordi, poi Barbieri. E alla fine Wittig salva il risultato. Cabarcas prende posizione. Prova a girarsi. Cabarcas dentro. Gran pallone per Andrea Ferreira. Il pareggio della Vitulano Drugstore. Manfredonia arriva con l'ex di giornata. Andrea Ferreira 1-1. Grande giocata di Ronaldo Cabarcas, che si è girato, ha fintato di calciare col sinistro, poi l'ha messa dentro tagliando fuori tutta la difesa dell'Ital Service Pesaro. Siamo fortunati, qui abbiamo la postazione proprio sopra la panchina dell'Ital Service Pesaro in questo secondo tempo, nel primo ovviamente della Manfredonia. Non i cambi in anticipo. Barichello con la punta, grande gol anche di Matteus Barichello, che fa subito 2-1, risponde l'Ital Service, risponde con Matteus Barichello, 9 in campionato. Barbieri. Doppio passo di Barbieri, destro-sinistro, sterza Barbieri. Con Tony Dandel che pressa, recupera, Tony Dandel! 3-1, Pesaro, il capitano. Primo gol in Serie A in questa stagione. Felipe Tony Dandel, 3-1. Aggettivo corretto, rabbia quella di Felipe Tony Dandel a ringhiare proprio su Barbieri. Andrea Ferreira. Lucio ha un po' di spazio, prova a prenderselo Lucio. Serve Barbieri, ricordi. È sempre rimessa con i piedi per la Vitulano Drugstore Manfredonia. Sotto di 2 gol. Pallone per Barbieri. La riapre immediatamente la Vitulano Drugstore Manfredonia con la rete di Barbieri, che si fa perdonare. Fa 3-2. Calcio d'angolo con la Manfredonia, che ora ci crede, rinvigorita anche dalla gol del 3-2. Lucio al volo di un nulla fuori, inventa con le sue giocate, alla fine va da Tony Dandel che va sul sinistro. Tony Dandel, doppio passo, va ancora sul sinistro,
Tocca sotto Tony Dandel, da fantascienza il 4-2 del Pesaro. Gelvet arriva forte, doppio cartellino giallo per Matheus Barrichello, episodio che può cambiare la partita. Espulso Matheus Barrichello sul fallo di Gelvet. Sono stato io, sembra dire Felipe Toni Dandel, solo replay potrà levarci ogni tipo di dubbio. Capire l'entità del tocco, anche quello di Felipe Toni Dandel. Fatto sta che comunque l'Ital Service è rimasta in tre giocatori di movimento, gioca in un uomo in più per due minuti, a parte il gol, e qui intanto il palo di Andrea Ferreira. E allora è un 5 contro 3 praticamente, con ricordi in porta Gelvet, Ronaldo Cabarcas, è gol, ha segnato Ronaldo Cabarcas, 4-3, tutto riaperto. Non è gol, ripensamento, non è gol. Ampi gesti, non è gol. E protesta a sua volta della Manfredonia. Finale clamoroso dal pala megabox. Andrea Ferreira, Barbieri, Gelvet, Belloni dentro, Cabarcas, questa volta è tutto buono. È 4-3, 16 secondi ancora da giocare. Gelvet calcia lui, scivolata Automeia. 5 decimi, mezzo secondo, non c'è quasi più materialmente tempo per provare. Tutti in aria, Gelvet con la punta dentro, secondo tentativo, suona la sirena, l'Ital Service Pesaro vince 4-3 contro la Vitulano Drugstore Manfredonia dopo un finale di fuoco dal pala megabox.